Io nel film thriller Le grida del silenzio interpreto Desiree, che è una giovane ragazza omosessuale fidanzata con l'attrice Emanuela Zero, con Sophie, e è stato veramente molto difficile preparare il personaggio insieme alla regista Alessandra Carlesi, perché a parte che per me era la prima volta che interpretavo una ragazza omosessuale, però la volevamo rendere il più credibile e il più vera possibile, quindi anche con le relazioni con Sofia abbiamo fatto veramente tantissime prove prima, sia di battute del copione sia proprio di preparazione del personaggio, io e Emanuela Zero, per entrare e far vivere i personaggi in una maniera assolutamente vera. Io sono stata super felice di poter lavorare con un gruppo di ragazzi, con un gruppo di giovani professionisti bravissimi, e l'esperienza che ho più bella del set è che forse per la prima volta nella mia vita abbiamo lavorato dalla mattina alla sera dentro un bosco, quindi anche stare a contatto per un attore con la natura, con il silenzio assoluto di un bosco incontaminato e molto grande, perché noi giravamo proprio all'interno di una riserva naturale, ti fa avvicinare secondo me ancora di più all'obiettivo poi che hai del tuo personaggio, quindi è un'esperienza che sicuramente ricordo con piacere. È quello che ho detto prima, per me è meraviglioso vedere tanti giovani ragazzi, tanti giovani professionisti così bravi. Sul set c'era un clima meraviglioso, siamo subito entrati in sintonia con il resto del cast, anche perché, come ho detto prima, con la regista abbiamo fatto 2 settimane prima dell'inizio delle riprese di lettura copione di prove, e è secondo me uno stile un po' americano e che si dovrebbe, a mio parere, adottare, ecco, un po' di più magari nella preparazione del film e non solo qua in Italia, insomma, una lettura copione delle prove prima di entrare in scena, prima di star sul set. Sicuramente io, essendo anche una ballerina professionista, il mio genere preferito ovviamente è il dance movie. Ma non solo, mi piace anche moltissimo, mi piacciono i film d'azione tantissimo. Il thriller, ecco, è un genere che sto riscoprendo ora, e infatti oltre alle grida del silenzio quest'estate ho girato un altro thriller psicologico internazionale a fianco di Riccardo Scamarcio e di Aaron Paul, e devo dire che è un genere che mi sta piacendo, mi sta iniziando a piacere.